Silvia Pescivolo del coordinamento Rifugiati e Migranti di Amnesty International Italia è la fotografa che ha realizzato queste immagini. Silvia, in che occasione e che cosa hai voluto trasmettere? Le foto sono state fatte in occasione della partenza della prima carovana dei migranti nel 2014. Era appunto la prima esperienza della carovana che poi si è ripetuta gli anni dopo. È una carovana che vuole percorrere tutta l'Italia fermandosi in luoghi che sono particolarmente importanti e simbolici per quanto riguarda la tematica dei diritti dei migranti, ma non solo. E quindi la prima carovana simbolicamente è partita da Lampedusa. Io purtroppo non ho potuto seguirla tutta, però ci tenevo insomma ad esserci almeno alla prima tappa, per cui sono stata a Lampedusa con i carovanieri. E tra i carovanieri c'era appunto una mamma centroamericana e una mamma tunisina, che entrambe avevano perso i figli sul percorso di migrazione. La mamma tunisina sapeva, era riuscita a ricostruire il viaggio del figlio fino a Lampedusa, sapeva che era sbarcato ma poi ne aveva perso le tracce, mentre l'altra mamma centroamericana sapeva che il figlio appunto non era riuscito a finire il viaggio verso gli Stati Uniti, era morto durante il percorso. Quindi c'è stato questo incontro anche toccante, insomma, tra queste due mamme che avevano vissuto molto lontano ma un'esperienza simile. L'arrivo a Lampedusa è stato bello perché ci siamo arrivati in un periodo non vacanziero, a novembre, quindi non c'erano turisti, c'eravamo solo noi, c'era il sindaco Nicolini che con tutta il suo entourage e la sua giunta ci hanno accolto e ci hanno mostrato la loro isola un po' così, senza veli, e ce l'hanno raccontata anche attraverso lo sguardo dei lampedusani, che è uno sguardo interessante perché vuole essere anche lontano dalle telecamere. Insomma, sono un po' stufi di essere al centro dell'attenzione del mondo, in qualche modo vorrebbero tornare a una sorta di normalità e vorrebbero non vedere più la morte arrivare sulla loro isola. Non per questo però questo comunque fa sì che siano persone solidali, ovviamente non tutti, però c'è una bella parte, una bella fetta di Lampedusa che si riconosce nei valori dell'accoglienza e che si dà da fare proprio concretamente per dare una mano ai migranti che arrivano.